Siamo Gesù che risorge dal mondo. Pater nostro, che sei in cielo, santificetur nomen tuo, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis odie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero glorioso contempliamo Gesù che sale al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù. Maria. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, adesso y en la hora de la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, adesso y Gloria Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero glorioso contempliamo Maria assunta in cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimedia a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Je vous salue Maria, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso et à l'heure de la nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso et à l'heure Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso et à l'heure de la nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso et à l'heure de la nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso et à l'heure de la nostra morte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso et à l'heure de la nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero glorioso contempliamo Maria, regina degli angeli e dei santi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata,
d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna d'onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Rivolgiamo la nostra supplica alla Beata Vergine di Loreto in questo tempo di pandemia. O Vergine Madre, come sei uscita dalla tua casa per portare conforto alla cugina Elisabetta, visita le nostre case e i luoghi di sofferenza. E in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna consolazione. Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, gli anziani e le persone sole. Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari.
sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti. Aiutaci a svolgere il nostro compito con responsabilità, con spirito di adattamento e di solidarietà. Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, affinché possiamo tornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. O Maria, allontana da noi ogni male e concedici di godere la gioia della Pasqua, perché nel Cristo risorto, se rinsaldi la nostra fede, si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. Ascolta, o Madre, la nostra supplica. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace le anime di fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Invochiamo l'intercessione della Vergine per ricevere la benedizione del Signore. Ave, o Vergine degli Angeli, ave, o Madre dei Credenti, ave, o Regina e Porta del Cielo, scenda sul tuo popolo in questo Giubileo una pioggia di grazie e si apra a tutti la porta della salvezza. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio potente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, con la protezione di Maria, andiamo in pace.
oggi la nostra preghiera per tante persone che puliscono gli ospedali, le strade, che svuotano i bidoni della spazzatura, che vanno per le case a portare via le spazzature. Lavoro che nessuno vede, ma è un lavoro che è necessario per sopravvivere. Il Signore ti benedica, li aiuti. Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo. Il Signore ha liberato il suo popolo. Alleluia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per il tuo immenso. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio Onnigente di Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che per ogni peccato del mondo abbi pietà di noi, e che per ogni peccato del mondo accogli la nostra sfida, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo esistiamo, tu solo esistiamo. Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, per la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie.
Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite, vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo. E voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Al congedo di Gesù ai discepoli gli dà tranquillità, gli dà pace con una promessa: non vi lascerò orfani. Li difende di quel dolore, di quel senso doloroso dell'orfanezza. Oggi nel mondo grande sentimento di orfanezza. Tanti hanno tante cose, ma manca il padre. E nella storia dell'umanità questo si ripete.
serpente. Quando manca il padre, manca qualcosa. E sempre c'è la voglia di incontrare, ritrovare il padre. Anche nei miti antichi, pensiamo ai miti di Edipo, di Telemaco, tanti altri, ma sempre cercare il padre che manca. E oggi possiamo dire che viviamo in una società dove manca il padre. Un senso di orfanezza che tocca proprio la appartenenza e la fraternità. Per questo Gesù promette: io pregherò il Padre e egli vi darà un altro paraclito. Io me ne vado, dice Gesù, ma arriverà un altro che vi insegnerà l'accesso al Padre. Vi ricorderà l'accesso al Padre. Lo Spirito Santo non viene per farsi i suoi clienti, viene per segnalare l'accesso al Padre, per ricordare l'accesso al Padre, quello che Gesù ha aperto, quello che Gesù ha fatto vedere. Non esiste una spiritualità del Figlio solo, dello Spirito Santo solo. C'è il Padre. Il Figlio è inviato dal Padre e torna dal Padre. Lo Spirito Santo è inviato dal Padre per ricordare e insegnare l'accesso al Padre. Soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra noi. Le guerre sempre, sia le piccole guerre o le grandi guerre, sempre hanno una dimensione di orfanezza. Manca il padre che faccia la pace. Per questo quando Pietro, la prima comunità, dice che rispondano alla gente perché sono cristiani, se tuttavia questo sia fatto con dolcezza, rispetto, con una retta coscienza, cioè la mitezza che dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci insegna questa mitezza, questa dolcezza dei figli del Padre. Non ci insegna a insultare lo Spirito Santo. È una delle conseguenze del senso di orfanezza, l'insulto, le guerre, perché se non c'è padre non sono i fratelli, si perde la fratellanza. Sono questa dolcezza, rispetto, mitezza, sono atteggiamenti di appartenenza, di appartenenza a una famiglia che è sicura di avere un padre. Io pregherò il Padre e lui vi invierà un altro paraclito che vi ricorderà l'accesso al Padre, vi ricorderà che noi abbiamo un Padre che è il centro di tutto, l'origine di tutto, la unità di tutto, la salvezza di tutti, perché ha inviato il suo Figlio a salvarci tutti. E adesso invia lo Spirito Santo a ricordarci l'accesso a Lui, al Padre. E vi
questa paternità, questo atteggiamento fraterno di mitezza, di dolcezza, di pace. Chiediamo allo Spirito Santo che ci ricorda sempre, sempre, questo accesso al Padre, che ci ricordi che noi abbiamo un Padre e a questa civiltà che ha un grande senso di orfanezza, dia la grazia di ritrovare il Padre che dà senso a tutta la vita e fa che gli uomini siano una famiglia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discende dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Sopra noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato. Secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nelle nuvole per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno andrà alla fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio che è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo del profeta. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono del peccato, che aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Detto sei tu Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra per lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Detto sei tu Signore Dio dell'universo, nella tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dal tuo lato questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della redenzione. Per
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie, Signore, il nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, oh Signore. Soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. La cena allo stesso modo per essere il calice e essere grazie, vuol dire il suo discepolo, disse, prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo. Annunciando la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salute. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo di me, per la comunione al corpo
Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Attenti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivrai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi un segno di pace. Persone che non possono comunicarsi fanno adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero in anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
siamo già venuti, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Thank you.
preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale, con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Se è finito andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito,
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Il Signore ama il suo popolo. Abbiamo cantato, è il ritornello nel canto internazionale. È anche una verità che il popolo di Israele ripete, gli piaceva ripetere: il Signore ama il suo popolo, e nei momenti brutti sempre il Signore ama. Aspettare come si manifesterà questo amore. E quando il Signore inviava per questo amore un profeta, un uomo di Dio, la reazione del popolo era: il Signore ha visitato il suo popolo, perché lo ama, lo ha visitato. E lo stesso diceva la folla che seguiva Gesù, vedendo le cose che faceva Gesù: il Signore ha visitato il suo popolo. E oggi noi qui possiamo dire: cento anni fa il Signore ha visitato il suo popolo, ha inviato un uomo, lo ha preparato per fare il vescovo e guidare la Chiesa. Facendo la memoria di San Giovanni Paolo II, riprendiamo questo: il Signore ama il suo popolo, il Signore ha visitato il suo popolo, ha inviato un pastore. E quali sono, diciamo, le tracce di buon pastore che possiamo trovare in San Giovanni Paolo II? Tante, ma diciamo tre soltanto. Come dicono che i gesuiti sempre dicono le cose di a tre, no? Diciamo tre: la preghiera, la vicinanza al popolo, l'amore alla giustizia. San Giovanni Paolo II era un uomo di Dio perché pregava, e pregava tanto. Ma come mai un uomo che ha tanto di fare, tanto lavoro per guidare la Chiesa, tanto tempo di preghiera? Lui sapeva bene che il primo compito di un vescovo è pregare. E questo non lo ha detto il Vaticano II, lo ha detto San Pietro. Quando hanno fatto i diaconi, disse: e a noi, vescovi, la preghiera è l'annuncio della parola. Il primo compito di un vescovo è pregare. E lui lo sapeva, e lui lo faceva. Modello di vescovo che prega. Primo compito. Ci ha insegnato che quando un vescovo fa l'esame di coscienza, alla sera deve domandarsi: quante ore oggi ho pregato? Un uomo di preghiera. Secondo traccia, uomo di vicinanza. Non era un uomo distaccato dal popolo. Anzi, andava a trovare il popolo.
e girò il mondo intero trovando il suo popolo, cercando il suo popolo, facendosi vicino. E la vicinanza è uno dei tratti di Dio col suo popolo. Ricordiamo che il Signore dice al popolo di Israele: guarda, quale popolo ha avuto i suoi dei così vicini come tu con me? Una vicinanza di Dio col popolo che poi si fa stretta in Gesù, si fa forte in Gesù. Un pastore è vicino al popolo, dal contrario non è pastore, è un gerarca, è un amministratore, forse buono, ma non è pastore. Vicinanza al popolo, e San Giovanni Paolo II ci ha dato l'esempio di questa vicinanza, vicino ai grandi e ai piccoli, ai vicini e ai lontani, sempre vicino, si faceva vicino. Terza tragedia, l'amore alla giustizia, ma la giustizia piena, un uomo che voleva la giustizia sociale, la giustizia dei popoli, la giustizia che caccia via le guerre, ma la giustizia piena. Per questo San Giovanni Paolo II era un uomo della misericordia, perché giustizia e misericordia vanno insieme, non si possono distinguere, sono insieme, giustizia e giustizia, misericordia e misericordia, ma l'una senza l'altra non si trova. E parlando dell'uomo della giustizia e della misericordia, pensiamo quanto ha fatto San Giovanni Paolo II perché la gente capisce la misericordia di Dio. Pensiamo come lui ha portato avanti la devozione a Santa Faustina, che dal giorno di oggi la sua memoria liturgica sarà per tutta la Chiesa. Lui aveva sentito che la giustizia di Dio aveva questa faccia di misericordia, questo atteggiamento di misericordia. E questo è un dono che ci ha lasciato lui. La giustizia misericordia e la misericordia giusta. Preghiamolo oggi, che ci dia a tutti noi, specialmente ai pastori della Chiesa, ma a tutti, la grazia della preghiera, la grazia della vicinanza e la grazia della giustizia, misericordia, misericordia, giustizia. Benedetto sei tu, Signore, benedetto.
segno perché il mio è il sacrificio, sia da lì che ti ha fatto il tuo tempo. Il Signore ci ha dato questo sacrificio, allora il cuore del suo nome, per il bene nostro amico, per la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi, nella serena fiducia di essere liberati dai mali presenti e futuri e di ottenere l'eredità che ci hai promesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Paolo II. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti da maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della sua lode. Cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e ascesso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo nel corpo sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Giovanni Paolo II e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.